Un cordiale benvenuto agli appassionati e alle appassionate di ciclismo. Ci troviamo a Rodigo per la seconda tappa del Trittico Rosa dalla Postumia al Mincio, appuntamento organizzato dal Velo Club Rodigo con la collaborazione del Comune di Rodigo, con la collaborazione del Comitato Provinciale della Federazione. Oggi protagoniste saranno 75 allieve e 61 esordienti del primo e secondo anno. Un appuntamento che è valido anche quale 18ª tappa del Trittico Rosa, una vetrina che coinvolge le regioni, le società delle regioni del Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Puglia. Una manifestazione che si preannuncia ricca di spunti interessanti, anche perché tra le protagoniste abbiamo ad esempio nelle esordienti del secondo anno la campionessa italiana e leader del trofeo rosa Anna Bonassi, mentre esordiente del primo anno leader è Emma Cocca, compagna di squadra nell'Amazzano di Anna Bonassi. Siamo al momento di abbassare la bandiera a scacchi per la gara delle allieve. Sono loro le prime a cimentarsi su questo circuito di 4 km 800 metri che devono ripetere 12 volte sino a completare la distanza di 57 km e 800 metri. Una gara molto entusiasmante perché il gruppo dovrà farla da padrona, anche se i tentativi di fuga ovviamente non mancheranno nell'arco dei 12 giri da percorrere. A dare il via della prima delle due gare in programma, quella appunto riservata alle allieve, il presidente provinciale della federazione Fausto Armanini. Nei primi giri è il gruppo che gestisce con grande autorevolezza la gara per cercare di evitare i tentativi di fuga. Tentativi di fuga che però avvengono regolarmente, il gruppo va a riprendere le atlete e fino a 4 giri dal termine, quando al comando si porta Giulia Franceschini della Calderara STM Riduttori. L'atleta della formazione emiliana continua la sua azione sapendo di avere alle spalle un gruppo agguerrito di avversarie che non intendono lasciarle la scena, ma lei ha un'andatura, ha un passo, ha una volontà, una grinta che non concede alle avversarie nessuna possibilità e si aggiudica la gara presentandosi sotto lo striscione d'arrivo con un vantaggio di 17 secondi nei confronti di Rebecca Fiscarbelli del Cicli Fiorin, Camilla Bezzone della Junior Team Piemonte, quarta è Romina Evelyn di Sciuva. Tra le protagoniste al quinto posto anche la mantovana Maria Acuti del Gioca in Bici Olio Po e la
leader della classifica del Trofeo Rosa, giunge al settimo posto Sofia Delle Fontane della Vangie Ladies Cycling Team. Siamo adesso con la seconda gara in programma, quella riservata alle esordienti del primo e del secondo anno. Un gruppo nutrito di atlete, sono 61 che si sono portate sulla linea di partenza. Ovviamente verranno stilate due classifiche, una per le esordienti del primo anno, una per le esordienti del secondo anno. E come di consueto nei primi giri il gruppo tiene sotto controllo tutta l'andatura e le varie fasi della gara, ma al terzo giro cominciano ad esserci i primi momenti di tentativi di fuga. So che queste atlete devono affrontare il circuito di 4 km 800 per 6 volte, quindi più o meno a metà gara inizia la bagarre. È una bagarre che porta poi a mettersi al comando a due giri dal termine da parte di Yolanda Sambi della Calderara STM Riduttori. L'atleta riesce a guadagnare un vantaggio di una quindicina di secondi, 20 secondi, e si presenta così solitaria sotto lo striscione d'arrivo. Per la volata delle esordienti del secondo anno, prima la campionessa italiana Anna Bonassi, che quindi conquista la piazza d'onore, alle sue spalle la mantovana Irene Ferrari del Gioca in Bici Olio Po. Per il podio delle esordienti del primo anno si aggiudica il successo Emma Cocca della Mazzano davanti a Elena Geppi della Donoratico, terza Beatrice Trabucchi della Pedale Casalese Armofer. Per quel che riguarda il trofeo rosa, abbiamo la maglia indossata come leader provvisoria dopo 18 tappe delle esordienti del primo anno da Emma Cocca della Mazzano, da Anna Bonassi, campionessa italiana della Mazzano, tra le esordienti del secondo anno. Per le allieve abbiamo Sofia Delle Fontane della Vangie Ladies. Per quel che riguarda invece il trittico dalla Postumia al Mincio, dobbiamo sottolineare che la maglia di leader tra le esordienti la indossa Irene Ferrari del Gioca in Bici Olio Po, mentre tra le allieve è Camilla Bezzone della GB Junior Team Piemonte. Siamo con Irene Ferrari, terza classificata tra le esordienti del secondo anno, Gioca in Bici Olio Po. Allora, un altro podio, Irene, una gara durissima, avete cercato fino all'ultimo di controllarla, ma poi l'atleta è riuscita a sfuggire al vostro controllo. Non so cosa dire. Ho provato comunque insieme alle altre a cercare di avvicinarsi di più possibile verso di loro, ma non ci siamo riuscite, allora ho cercato di vincere.
di vincere la volata di gruppo. Allora, dobbiamo sottolineare che non solo il terzo posto per Irene Ferrari qui a Rodigo, ma c'è anche la vittoria in uno dei due traguardi volanti. Irene, è un periodo di questa stagione che ti sta regalando delle grosse soddisfazioni. Un grande impegno, naturalmente sostenuta dalle compagne di squadra, e oggi hai dato ovviamente il massimo per ottenere il risultato che ti eri prefissata. Sì, esatto, e anche perché avevo promesso a mia madre di fare bene, che non sta molto bene in questo periodo, e allora volevo fare bene apposta per lei. Allora, dedichiamo sia il podio sia al traguardo volante alla mamma. Esatto, sì. Dall'atleta Irene Ferrari, esordiente del secondo anno, al direttore sportivo del Giochi in Bici Olio Po, Maurizio Vezzosi. Allora, Maurizio, una stagione che le ragazze ti stanno dando grandi soddisfazioni, non solo Irene, ma tutte le ragazze che stai portando alla crescita hanno dimostrato di meritare gli applausi di oggi. Assolutamente sì, devo dire un bravo a tutte le mie ragazze, anche perché nel corso di questi mesi della stagione vedo che ognuna le sue soddisfazioni se le è tolte, hanno conquistato ragazze diverse titoli regionali su strada dell'Emilia Romagna, un'altra ragazza ha fatto un terzo posto ai campionati italiani nelle donne esordienti primo anno, Maria ha portato a casa le maglie di campionessa regionale, cronometro e dell'inseguimento individuale, oltre ad aver fatto la quinta agli italiani. Siamo veramente contenti, non posso dire altro. Il gruppo cresce e già anche per l'anno prossimo, in vista 2024, abbiamo praticamente quasi definito la rosa delle atlete, e avanti così. Un progetto esordienti allieve che potrebbe allargare gli orizzonti alle juniores? Assolutamente no, sono categorico, no, va bene così, e pensiamo a far fare attività a queste ragazzine, poi dopo la categoria junior sono altre dimensioni ed è giusto che ci siano società più attrezzate di noi che si dedicano ad una categoria internazionale. E così cala il sipario sulla seconda tappa del trittico rosa dalla Postumi al Mincio, Memorial Cozzani e Fiorini, un appuntamento che ha visto protagoniste le esordienti e le allieve, valido quale 18ª tappa del Trofeo Rosa. È stata una grande giornata di ciclismo femminile che conferma il grande interesse che ruota intorno a questo movimento, un movimento in costante crescita che sta dimostrando di meritare l'attenzione tanta quanta ne viene rivolta al ciclismo maschile. E con questo è tutto, saluto i telespettatori di Valpadana TV, ci rivediamo la prossima settimana.